Ciao amici Mr. Gadget, sono pronto a presentarvi un altro prodotto molto interessante nelle mie mani, la nuova proposta di BlackBerry, si chiama BlackBerry Key 2. Quello che vedete è un prodotto secondo me bello esteticamente, molto particolare dal punto di vista della forma per questa tastiera fisica, ma si tratta di un prodotto veramente curioso e performante. Buona dotazione tecnica, un prezzo non bassissimo, ma credo che l'unicità di questa proposta alla fine lo giustifichi. Diamo un occhio più da vicino dunque all'aspetto per cominciare. Un display da 4,5 pollici, è un display IPS LCD, 434 pixel per pollice, 1080x1620 è la definizione in pixel ed è così particolare perché la proporzione tra i lati è 3/2, quindi insomma piuttosto originale. La tastiera 20% più grande rispetto a quella che avevamo visto sul modello precedente, quindi sul Key 1, una corsa dei tasti che è superiore perché i tasti sono leggermente più alti e anche più spaziosi rispetto al modello precedente. La tastiera funge anche da touchpad, poi lo vedremo, ed anche tra l'altro la strada per costruire oltre 40 scorciatoie nell'utilizzo del telefono. Guardando sempre l'aspetto, nella parte inferiore c'è il connettore USB Type-C, USB 3.0, che supporta anche USB on the go, e poi altoparlante e microfono. Dalla parte opposta invece il connettore per le cuffie da 3,5 mm, un lato pulitissimo solo con il cassettino. Questo è un modello con una sola SIM, ma da qualche parte nel mondo si vende anche quello con due SIM. E poi altro dettaglio di questo telefono, il controllo del volume. Il pulsante di accensione del telefono, che riconoscete perché è leggermente zigrinato sul lato, e poi la Comfort Key, cioè un pulsante che potete gestire a vostro piacimento, a cui potete assegnare la funzionalità che per voi è più interessante oppure più utile. Sulla parte posteriore, materiale gommoso con una trama secondo me molto bella, e poi la doppia fotocamera con 12 megapixel per ciascuno dei due sensori. La fotocamera frontale invece ha un singolo sensore da 8 megapixel. Dovendo parlare di dotazione tecnica, dobbiamo parlare di uno Snapdragon 660, 6 GB di RAM, 64 128 GB di memoria, con la possibilità di espandere attraverso la scheda micro SD. Il software è quello che conosciamo, con alla base il BlackBerry Launcher, che ha alcune caratteristiche particolari. La prima è quella ad esempio degli shortcuts, quindi la possibilità, dove ci sono questi tre puntini sul display, di utilizzare alcuni collegamenti veloci per il loro utilizzo. E poi ancora da lato l'accesso diretto ad alcune delle funzioni del menu semplicemente utilizzando questa linguettina laterale. Il launcher di BlackBerry ha una caratteristica poi di avere alcune funzionalità importanti che sono negli shortcuts, quindi nelle scorciatoie che sono all'interno del menu, tra questi ad esempio il locker, cioè lo spazio dove si protegge dove si proteggono alcuni dei propri contenuti, tra cui ad esempio le password. Vi mostro un altro dettaglio importante. Allora, questo è il software in dotazione. In aggiunta rispetto alle classiche applicazioni di Android c'è ad esempio D-Tech, che permette di controllare lo stato di salute del telefono in quanto a privacy, quindi controllo di sicurezza, e poi funzionamento hardware. E poi altra funzionalità curiosa all'interno di questo telefono si chiama Shade, ve la vado a mostrare adesso immediatamente. Shade permette una cosa molto curiosa, quella cioè di utilizzare il telefono con un movimento, vedete, di tre dita, nascondendo parte dei contenuti. Quindi se voi ad esempio state leggendo una pagina internet, in questo modo potete nascondere quello che state leggendo
riducendo a occhi indiscreti, riducendo l'accesso dunque ai contenuti del telefono. Questa è una delle tante funzionalità che trovate, ne avete altre a che potete raggiungere con questo collegamenti rapidi, con questa voce del menu che è un po' la voce centrale di configurazione del menu. In questo modo potete gestire il tasto comodità del telefono e non solo, personalizzare anche i collegamenti della tastiera, collegamenti che potete fare con la pressione lento, con la pressione veloce, quindi sono oltre 40 collegamenti che andate a raggiungere poi con questo movimento, no? La pressione di questo tasto più una delle lettere che sono collegate. Come detto, potete personalizzare con l'apertura di un'app, con lo svolgimento di una funzione, ad esempio l'accensione della torcia, oppure con un collegamento diretto ad un contatto che potete chiamare oppure a cui potete spedire un messaggio. A proposito di messaggi, ovviamente sottolineo BlackBerry Hub, dove in un unico posto potete riunire tutte le vostre comunicazioni social, WhatsApp, i vostri messaggi e anche tutti i vostri account di posta elettronica. Man mano passa il tempo, si aggiungono sempre più funzionalità, ad esempio anche i messaggi di Slack possono essere utilizzati all'interno del BlackBerry Hub. Vi faccio notare un'ultima cosa che riguarda un po' la configurazione del telefono, cioè il fatto che i tasti funzione sono in questa parte esterna. Questa parte esterna vuol dire che quando verrà aggiornato il telefono ad Android 9 rimarranno visibili questi tasti, mentre Android 9 con il suo aggiornamento non prevede più l'utilizzo di queste funzionalità. Però diciamo che insomma tutto sommato rimane un telefono che anche con alcuni piccoli glitch rimane veramente di altissimo livello. Questo è il volume. Questo volume dell'audio che vedete molto alto, ma rispetto ad alcuni modelli del passato di BlackBerry la qualità del suono non è esagerata. Tra l'altro un telefono che mediamente invece in quanto a velocità, in quanto a funzionalità risponde veramente benissimo. Il processore Snapdragon 660 devo dire che va veramente alla grande, guardate la velocità con cui ad esempio gestisce lo scorrimento delle pagine del sito internet, comunque la reattività in qualunque cosa voi chiediate di fare al telefono. Voglio farvi vedere da vicino anche la fotocamera, una doppia fotocamera da 12 megapixel con un menu molto semplice. Vedete, in questo modo voi raggiungete le varie opzioni che il menu vi offre, in questo modo attivate i filtri che sono disponibili. Nella parte alta invece la misura dello scatto, quindi il tipo di scatto 16 noni oppure quadrata o ancora con la ratio del telefono, e poi vedete l'azione per attivare o disattivare l'HDR, mentre tutte le altre funzionalità del telefono vengono gestite attraverso questo menu principale. Faccio notare che all'interno delle funzionalità della fotocamera c'è anche Google Lens, perché grazie al processore Snapdragon 660 questo telefono gestisce comunque anche le funzioni di intelligenza artificiale. Lo scatto delle immagini è discretamente veloce, uno dei due sensori funge da teleobiettivo, l'apertura è 1.8 per il sensore principale, 2.6 invece per il teleobiettivo. Lo scatto, vedete, funziona in modo abbastanza rapido e l'immagine tutto sommato è buona. La fotocamera probabilmente non sarà la ragione per cui comprerete questo telefono, ma la qualità degli scatti comunque è più che buona. Fotocamera frontale da 8 megapixel, qualità mi. Per quanto riguarda i video potete arrivare a 4K con 30 frame, scusate, al secondo, però non sono stabilizzati, quindi il risultato dei video a 4K non è il massimo. Io per un risultato migliore rimarrei a 1080 pixel con 30 frame al secondo. In linea di massima abbiamo visto tutte le funzionalità base di questo telefono, che al suo interno ha anche la radio FM, che ha una batteria da 3500 mAh molto 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 diciamo resistente. Sono arrivato quasi 2 giorni di utilizzo continuativo senza grandi fatiche, la carica da 0 a 100 avviene in circa 90 minuti. Allora, io trovo che questo sia un telefono bello, elegante, il frame in alluminio serie 7000 dà l'idea anche di un
prodotto qualitativamente veramente di alto livello. Certo, il prezzo non è da poco, 649 euro, secondo la tradizione dei top di gamma di BlackBerry degli ultimi anni, a bordo Android 8.1. Non è un telefono per tutti perché la proposta della tastiera è veramente singolare, eppure io trovo che questo sia un prodotto che darà grandi soddisfazioni a chi deciderà di comprarlo. Vorrei sapere anche da voi se vi piace, sapere anche da voi magari che l'avete acquistato, qual è la vostra esperienza d'uso nella vita di tutti i giorni. Se vi piace questo canale iscrivetevi, se non vi piace iscrivetevi lo stesso, se no vi buco le gomme. Ci troviamo se volete anche su Twitter, il mio nome è Luca Viscardi, ovviamente anche su Facebook e su Instagram. Vi do appuntamento come sempre anche nello spazio quotidiano dedicato alla tecnologia su Radio Number One. Ciao a tutti!